Abbiamo tante introduzioni, faremo in modo che siano sintetiche ed efficaci. E allora comincerei da Francesco Miraglia, che è esperto di diritto minorile e di diritto di famiglia. Abbiamo parlato di strettoie della legislazione e di una certa, purtroppo che è esperienziale, inefficacia nella tutela, preventiva, nella capacità di far. Ed impedire che gli eventi succedano, insomma. Io vorrei che la riflessione del Francesco Miraglia cominciasse proprio da questo aspetto. Prego. Mi sentite? Mi sentite? Benissimo. Bene, perché io non vi vedo, non mi vedo, però vi vedo, ma non vedo la. Comunque, intanto. Prova ad avviare la telecamera con. Perché mi dà. Vabbè, è lo stesso. Perché può darsi se sta facendo con iPad, ecco, adesso c'è. Ecco, adesso qui. Allora, intanto, buonasera a tutti. Volevo ringraziare. Intanto volevo fare un augurio alle donne presenti e a tutte le donne. Volevo ringraziarvi per l'onore di partecipare a questo evento. E soprattutto volevo fare dei complimenti alle due autrici per la determinazione e il coraggio che hanno avuto, perché qui si parla di coraggio. Che dire, spesso nella giornata della donna, che impropriamente, no, chiamiamo la festa della donna, si corre il rischio di cadere nel banale, no? Si parla di inasprire le pene, di sensibilizzare il legislatore, si parla di quote rosa, si fa l'elenco delle vittime. Ecco, qui il problema è molto più grave. Perché il problema qui è che una donna diventa vittima delle stesse istituzioni a cui si rivolge. Nel momento in cui una donna si rivolge al tribunale perché ha subito dei maltrattamenti, ha subito, che ne so, delle violenze, qui si corre il rischio che essa stessa diventa colpevole per aver denunciato. E a me dispiace quando i nostri governanti, che dire, si riempiono la bocca di parolone, dobbiamo garantire le quote rosa, dobbiamo fare in modo che le donne occupino sempre di più dei posti di potere. Ma qui non è questione di quota rosa, qui è questione di rispetto, di riconoscere le competenze, di riconoscere il merito. È incomprensibile quando una donna si rivolge al tribunale perché ha subito le violenze e la prima cosa che fa il tribunale è togliergli i figli. Così passa il messaggio che le donne non possono rivolgersi alle istituzioni. Io ultimamente, così, ho seguito una vicenda al Tribunale dei Minori di Trento, dove una mamma con i suoi due bambini si è rivolta al Tribunale, in prima istanza alla Questura e poi alla Procura della Repubblica, dove ha denunciato dei maltrattamenti e addirittura degli abusi sessuali sulla mamma. E il papà, in questo caso, è rinviato a giudizio con 3 pagine di capo di imputazione. Bene, il Tribunale dei Minori, nel momento in cui doveva decidere o valutare le capacità genitoriali, beh, ha ridotto un capo di imputazione di 3 pagine a una semplice conflittualità tra i coniugi. E addirittura ha sospeso ad entrambi la capacità genitoriale. Questo è un messaggio che non può passare, perché sennò si corre il rischio che si predica bene e si razzola male. Cioè, è mai possibile che il problema è cambiare il linguaggio, stare attenti al linguaggio? È mai possibile che il problema è se presidente o presidentessa, avvocato o avvocata? No, il problema deve essere affrontato nel concreto. Dobbiamo sensibilizzare le forze dell'ordine nel momento in cui una donna va a denunciare. Dobbiamo sensibilizzare anche la procura, le varie procure. Dobbiamo sensibilizzare anche i giudici. Non è possibile che passi il messaggio che tutto si riduce a una semplice conflittualità. Beh, qui abbiamo delle autrici che hanno avuto il coraggio di raccontare la propria storia, ma la propria vicenda vissuta sulla propria pelle.
Volevo fare i complimenti, tra l'altro, a Linda, che la sua colpa è quella di aversi rivolto, alle autorità per tutelare lei e i suoi figli. Beh, in questo momento sono più di un anno che vede i figli in ambiente protetto. Non deve spoilerare, avvocato, questo arriva dopo. Ecco, no, ma volevo solo un po' così, sensibilizzare o sottolineare che i cambiamenti bisogna lavorare sul cambiamento di mentalità. Perché se non cambia la mentalità e si parla sempre puntualmente, l'8 marzo si parla, come ho detto prima, di vittime, di femminicidio, di quote, così il problema non lo risolviamo. Dobbiamo riconoscere tutti alle donne il merito, la competenza, e quindi se hanno competenza e merito, hanno il diritto di occupare i posti che gli si riconoscono. Perché se no corriamo il rischio di fare tante belle parole e niente fatti.